Ciao ragazzi, allora, dovrei comprarla, per adesso l'ho affittata per provarla, questa fat bike dell'Argento, 5 livelli di assistenza, cambio a 7 velocità, richiudibile, batteria vabbè, estraibile, quindi si può caricare a casa, gomme grasse. Freni a disco a cavetto e niente, va bene. Non è una 500 watt, naturalmente. Io ho provato una da 500 watt e vabbè, non ha più senso della bicicletta comunque, perché questa qui anche nelle salite un po' più toste comunque ti aiuta, ma comunque devi pedalare, eh? Cioè, la metti magari in settima, in prima e pedali e comunque in salita ci vai. Comunque so che si può anche sbloccare, poi vedrò per farla andare un po' più forte. Ora non so se sbloccandola sblocchi solo la velocità massima, però la potenza poi alla fine resta sempre la stessa. E niente, sul computerino ci sono, vabbè, controllo qua. Quando lo accendi, ora giro la chiave, bisogna girare la chiave qua, bisogna girare la chiave, si tiene premuto qui, si accende il computer, ora non so se si vede, comunque qua ci sono i livelli di assistenza, vedete che si sposta fino a 5, qua si va meno, poi ci sono i chilometri percorsi. I chilometri totali, penso. Comunque, tenendo premuto il tasto più si accende la luce e si accende qua anche la luce del display. Abbiamo la luce davanti. Purtroppo non abbiamo luce posteriore. Non abbiamo luce posteriore, ma con, diciamo che si può ovviare a quello tranquillamente. C'è un piccolo campanello e che dire, io l'ho provata da Nervi fino a casa mia che abito a Borgo Ratti, mi sono trovato molto bene, nelle salite non ho fatto fatica e sono contento, come modello mi piace, penso che la prenderò. L'unica cosa che appunto, diciamo che aspettate che mi giro, c'è il discorso che io sono pesante, quindi comunque, cioè nelle salite toste devi pedalare, cioè se vuoi andare in salita, in salite pesanti, cioè, con questa qui almeno. Poi io devo anche dire una cosa, so che questa qui è nuova, quindi gli era appena arrivata. So che da nuove la resa non è al massimo all'inizio, poi col tempo rende un po' di più, quindi magari mettiamo il caso che poi andrà un po' meglio. Che dire, quella da 500 watt resta quella da 500 watt. Il problema è che se la legge, a meno che non fanno un compromesso, che ok, te la compri, però ci fai la targa, l'assicurazione, va bene, perché comunque tanto spendi sempre poco. Però a quel punto allora c'ho lo scooter elettrico, cioè non ha più senso. Io voglio pedalare. Cioè, la mia cosa della bici cos'è? Che voglio pedalare, ma nello stesso tempo vorrei non ammazzarmi le gambe, cioè non scassarmi le gambe nelle grosse salite. Ecco, tutto qua. Quindi, secondo me, 2,50 va bene. Poi per le strade che faccio io non vado ad arrampicarmi da nessuna parte, quindi va bene. Anche perché bisognerà vedere come va sta cosa con le leggi, cioè se ammetteranno delle potenze superiori, magari potenza superiore come ha fatto col monopattino, che può arrivare anche a 500 watt, però la velocità bisogna limitarla, allora potrebbe anche andare bene, perché limiti la velocità, però come si dice, però hai la potenza. Ecco, quello secondo me sarebbe un giusto compromesso. Dare la possibilità di avere più watt del motore e magari un limitatore di velocità. Forse sarebbe la cosa migliore. Comunque per adesso niente, piccola
non recensione, ok? Piccolo discorso, diciamo, su sta bici qua affittata e tutto, poi magari se la compro approfondiremo un po' il discorso. Perché comunque la tentazione di prendere quella un po' più potente è tanto. Ok, vi saluto, ciao a tutti, buona estate. Batteria, quindi carica, direi 80%, e andiamo.